Ciao, come state? Bene, Sto cercando di provare le cose che ho imparato ieri. Una delle tecniche di che cosa fare in sauna, o meglio delle tecniche dell'AFGUS. Voi direte, ma cosa fai? Certo, perché per curiosità personale, visto che sono appassionata di sauna, lo sapete, ne abbiamo parlato molte volte, ecco, ho scoperto che c'era un corso per maestri di sauna, 3 giorni, quindi è iniziato ieri, oggi, domani. Ecco perché ieri non ci siamo visti. Ieri è stata quasi tutta teoria, 9 ore di teoria, e poi abbiamo iniziato con un po' di pratica che continuerà oggi e domani. Che cosa imparerò? Beh, innanzitutto a fare dei percorsi sensoriali in sauna e a saper indirizzare meglio chi fa la sauna. Quindi a farla nel modo corretto, caldo, freddo e insomma tutti quelli che sono i rituali che possono essere fatti nei vari luoghi. Io so che voi siete curiosi come me. Va bene, allora facciamo così, ci vediamo martedì prossimo, così avremo modo di parlarne e io vi racconterò che cosa ho imparato. Nel frattempo vi dico che se avete curiosità, come sempre potete scrivermi a imcalib@libero.it. Oppure, vabbè, qui in chat e poi insomma terremo conto per martedì di darvi le risposte. Nel frattempo, la prima cosa che vi ho fatto vedere si chiama elicottero, che si fa in apertura della sauna proprio per spostare tutto il caldo all'interno della sauna. Poi c'è la bandiera singola, che è quella che stavo facendo, la bandiera doppia, c'è questo che mi piace tanto, che è il paracadute, che vi arriva un po' di aria calda. Ebbene sì, oppure il pettine, che è la cosa con cui io vi voglio salutare questa mattina perché devo andare, quindi ormai metto tutto nel borsone, mi preparo e vado. Chissà che cosa imparerò oggi, ma sono contenta di fare anche questo corso per maestro di sauna. Va bene? Ci vediamo martedì, come sempre alle 9:30. Io vi aspetto. Baci, ciao! Non dimenticate di iscrivermi se avete curiosità. Vi aspetto, vi aspetto, vi aspetto. Va bene.